Vediamo. L'ACI di Lecco che cerca e ha una sede nuova significa che c'è una volontà precisa di dare un segnale di speranza e di capacità di pensare in grande. Allora la benedizione che imploro su di voi e su noi tutti, su questa realtà, è proprio questa: che il Dio dell'amore dia la possibilità a ciascuno di voi e a noi di vivere la costruzione della città nel senso più ampio del termine come l'occasione che anche attraverso il servizio a chi usa la macchina sia un servizio che tutela la vita, che dia la capacità di relazionarsi e di vivere nel rispetto reciproco lo scambio in cui la diversità di culture, di provenienze sia non un elemento di paura ma di crescita e di arricchimento. Un onore avervi qui, un onore per me inaugurare questa nuova sede, una sede che penso dia speranza a noi tutti, che ci stiamo veramente dipendenti, che ringrazio tantissimo, che ci stiamo dando l'anima perché ACI diventi una parte integra della città. Noi come ACI anche nazionale, ACI di Lecco, sapete che stiamo facendo una dura battaglia contro la sicurezza, quindi sulla sicurezza delle strade, sull'educazione dei giovani, abbiamo fatto anche una scuola guida speciale per i ragazzi, per cercare di dare un'educazione e vedere sempre meno morti sulla strada. Quindi ACI a servizio della città, ACI che penso sia un punto importante di riferimento per tutti coloro che utilizzano l'auto e fanno dell'auto il vero utilizzo che ne necessita. Quindi sicurezza sulle strade, sicurezza nella guida e soprattutto per i giovani un messaggio importante che la vita è preziosa. Quindi grazie a tutti di essere qui con noi. Presidente, il sindaco, il presidente della provincia, le autorità forze dell'ordine e la signora ovviamente. Devo dire che sono molto contento perché questa è una grande iniziativa che ha portato a termine l'amico Lorenzo con il direttore Conforti, con tutti i collaboratori. È una presenza nuova, moderna, in una città in competizione, quindi anche là ci si mette in competizione. Mi piace ricordare che io ho vissuto parecchi anni fa, il momento in cui si è costituita l'ACI di Lecco, perché prima faceva parte come la provincia di Como, e poi con Reale Villa, che è qui presente, che vedo, che era vicepresidente dell'ACI di Como e si è battuto, no, per avere l'autonomia, che poi è stata concordata, e da allora l'ACI di Lecco si è costituita e si è sviluppata. Visto che c'è anche l'altro, l'ex presidente Sorrentino, e insomma l'ACI comunque, ho avuto altre occasioni per dirlo, è una grande famiglia. L'ACI sui temi, hai incontrato tu, della mobilità, della sicurezza stradale, di una mobilità sostenibile, no? E responsabile, è un interlocutore importante per le istituzioni con le quali intendiamo collaborare e sviluppare questa collaborazione. Grazie. Piacere in un momento come questo vedere che un'importante organizzazione del nostro territorio prende casa in un edificio centrale della nostra città e vicinissima alla provincia, al comune. Quindi diciamo che i contatti anche dal punto di vista della facilità con cui avere a che fare al di là di tutto sono quotidiani, possono essere quotidiani anche per quello che riguarda sia con comune, provincia, forze dell'ordine, quello che è poi l'obiettivo comune principale, come ricordava il presidente Riva, che è quello della sicurezza stradale e dell'educazione soprattutto alle fasce più giovani di automobilisti, ma non solo, perché visto che ultimamente si sentono tanti brutti episodi, anche commessi da, che accadono a automobilisti non propriamente più giovani, ecco, direi l'educazione stradale in senso generale, oltre normalmente alla normale attività che l'ACI
compie quotidianamente e di cui tutti siamo utenti, per cui un in bocca al lupo e un complimenti anche da parte nostra. Grazie. Come dire, di complimento e anche un pochettino di invidia, nel senso che uffici a posto, moderni, efficienti, speriamo anche tra qualche settimana con anche i parcheggi numericamente accessibili e comodi, sono certamente una bella sfida anche per le amministrazioni locali. Insomma, noi abbiamo ancora da migliorare tanto da questo punto di vista, ma siamo contenti di questo bel risultato dell'automobile car. È stata ricordata la dimensione preventiva dell'attività, ecco, tutte le persone che lavorano però svolgono anche un servizio molto concreto a favore delle persone. Daniele ha citato la vicinanza con provincia e comune, ma anche la vicinanza alla linea ferroviaria e la vicinanza anche con alcune linee dei bus importanti. È vero che qui si viene per andare in auto, però è anche vero che c'è un concetto oramai più dell'auto razionale che porta a dire che è bene usarla quando serve, quando occorre per lo svago, per il lavoro eccetera, ma che c'è anche un'integrazione tra il traffico su gomma e privato e il traffico invece pubblico, che è certamente importante. Su questo avete anche progetti per l'accessibilità nei centri e via dicendo, su cui magari qualche volta bisognerà anche ritornarci per vedere di costruire qualche progetto insieme. Per adesso però complimenti e buon lavoro alle numerose persone, 25 mi sembra di capire, quindi anche un nucleo importante di collaboratrici alle quali va il nostro pensiero, la nostra gratitudine.